Un nuovo elemento ancora tutto da approfondire che arriva da quella miniera di spunti investigativi rappresentata dalle intercettazioni in carcere del boss Totò Riina, dalla trascrizione dei dialoghi del novembre scorso con il boss Bertolo Russo. Questa volta emerge un aspetto inedito sulla strage di Via D'Amelio che i magistrati di Caltanissetta stanno già valutando. Come riporta l'edizione palermitana di Repubblica, il telecomando che azionò l'esplosione in Via D'Amelio, secondo Riina, si sarebbe trovato all'interno del citofono. Dalle conversazioni, comunque molto confuse e difficili da decrittare, non si capisce se l'esplosione dell'autobomba che uccise Borsellino e gli agenti della scorta sia stata provocata dallo stesso magistrato citofonando all'appartamento della madre, o se ad azionare il congegno piazzato nel citofono sia stato, come ritenevano gli investigatori, il boss Giuseppe Graviano nascosto a poca distanza. Quello del telecomando è sempre stato uno dei numerosi misteri intorno alla strage, con diverse ipotesi apparse nel corso degli anni ma mai pienamente confermate, a partire dalla ricostruzione che voleva la carica esplosiva azionata da Castello Uzzuvecchio sopra Monte Pellegrino. Con la riapertura delle indagini da parte dei magistrati nizzeni e la celebrazione del quarto processo, una delle ipotesi principali è che ad azionare l'esplosivo fosse essere stato il boss Giuseppe Graviano. Oggi il nuovo presunto retroscena raccontato da Riina, secondo il quale dunque il telecomando era ancora più vicino all'interno del citofono del civico 21 di via Mariano D'Amelio, dichiarazioni che ancora una volta mettono in discussione le tante e mezze verità intorno alla strage. Usato un po' come detonatore per l'altra vettura.